Buonasera amici delle Fonti TV e allora un appuntamento speciale oggi, quello del nostro Instant Focus, lo abbiamo già in realtà anticipato e annunciato, e però adesso ci tengo a sottolinearlo in modo particolare, il nostro spazio dedicato all'approfondimento che oggi vuole essere un approfondimento davvero particolare a 360 gradi, però non vedo l'ora di presentarvi il protagonista, insomma sono ore che non vedo l'ora di annunciare il suo nome sulle Fonti TV, Federico Buffa, grazie per essere da noi. Grazie a te Emanuela, grazie alla vostra emittente. In realtà sarà un approfondimento a 360 gradi perché, ecco, qualche spunto delle domande lo diciamo, l'ho dato a Federico Buffa, però c'è sempre l'effetto sorpresa che con un personaggio come lui, insomma, è sempre molto gradito. Io parto da una cosa molto semplice, se sei d'accordo. Non avresti bisogno di presentazioni, scrittore, giornalista, storyteller. La prima domanda è questa, in ordine di priorità quale sei di queste tre cose? Mi spieghi storyteller? Parola estremamente utilizzata. I vecchi cantastorie. Un tempo c'erano loro, oggi è un termine che si potrebbe utilizzare lo stesso, ma come ben sai con l'evoluzione della lingua si preferisce sostituire dei termini più moderni e quindi non si usa più. E allora diciamo che spesso si usano termini stranieri, no? Anglicismi per la maggiore, storyteller è diventato però, è entrato a far parte del nostro vocabolario. Sì, probabilmente questa è l'attività principale, anche se non è l'attività preferita. L'attività preferita è stare sul palcoscenico quando ho l'opportunità di farlo in uno spettacolo teatrale. Infatti noi ti abbiamo un po' rubato al teatro in questo periodo, non solo in questo periodo, ma so che sei molto impegnato, forse è uno dei pochi giorni in cui sei fermo dal teatro, dal palco. Cosa stai portando in giro per l'Italia? È uno spettacolo che è in tournée dalla primavera scorsa, si intitola Il rigore che non c'era, è uno spettacolo basato sulla realtà controfattuale, cosa sarebbe successo se. Io sono uno dei partecipanti, uno dei protagonisti, non il protagonista, Marco Caronna, che è il regista, lo canta, suona, recita, io devo fare delle parti narrate, delle parti recitate, c'è un bel supporto musicale da parte del maestro Nidi e una buona cantante che si chiama Ashbon Joe. Ne viene fuori uno spettacolo strano, volendolo potremmo cambiare tutte le sere, perché è di tipo modulare, è molto divertente da fare, non so da vedere, sicuramente è una cosa molto piacevole per me, perché per la prima volta sono costretto a interagire con altre persone sul palco e il mio regista mi fa notare che io tendo a guardare troppe volte verso il pubblico perché sono abituato a farlo, devo migliorare in tutto, però è divertentissimo farlo. Mi hai dato, tanto per stare in gergo sportivo, un bell'assist, non me l'aspettavo, perché sulla base di quello che mi hai detto mi viene in mente una parola, improvvisazione, che è quella che hai appena narrato tu, che però mi riporta a un'altra domanda che ti volevo fare. Il nostro sottotitolo dell'intervista è, vabbè, Federico Buffa si racconta, vi spiego l'arte del narrare. Intanto ti faccio una predomanda alla domanda che ti voglio fare. Secondo te le cose sono già predestinate o le facciamo accadere noi? Poi capirai perché ti faccio questa premessa. Beh, è proprio il soggetto dello spettacolo, ovvero sia abbiamo o non abbiamo controllo di quello che ci succede. Siamo andati, abbiamo aperto quella porta e è andata la vita in nostro modo, se avessimo aperta quell'altra. Io credo tantissimo che ci siano, io credo che il caso sia una divinità molto sottovalutata, gli si dà secondo me meno importanza di quella che ha e credo anche che sia fondamentale meritarsi le circostanze, secondo me. Se tu sei in grado di, date determinate circostanze, assuefarti bene, hai più probabilità che succeda quello che vuoi. Non credo che abbiamo tutto questo controllo, però possiamo indirizzarne una parte. Non so se sei d'accordo con quanto ti sto per dire, che poi porta alla domanda principale. Tu avevi nel tuo destino la Bocconi. Ah, sì. Ecco, poi ti sei laureato in giurisprudenza, sì. Sei un avvocato, e però poi la parola o l'arte del narrare, come abbiamo detto poco fa, ha preso il sopravvento. Intanto mi piacerebbe capire quando ha preso il sopravvento sulle altre parti del tuo destino, visto che tu hai detto peraltro, e non lo sapevo, che il fato destino è sottovalutato a volte, sì. E gli diamo meno importanza di quella che ha. Io su questo sono d'accordissimo con te, però un'altra volta parliamo di questo. Ecco, quando la parola ha preso il sopravvento? Mia sorella dice che io da piccolo, quando viaggiavamo, cioè i genitori davanti e i due fratelli di dietro,
facevo la radiocronaca del viaggio, cioè quello che vedevo tendevo a raccontarlo. Evidentemente l'idea di associare quello che vedo a quello che dico, evidentemente ce l'ho sempre avuta. Non ho cosa, tutta questa contezza, però sinceramente credo che lei lo sappia meglio di me, cioè mi veniva piuttosto naturale, spontaneo. Quindi facevi un po' da navigatore da bambino. Ma poi no, dopo erano poi i miei genitori anche che volevano, che mio padre voleva ascoltare che cosa dicevo. Cioè, se sei uno che sa stupirsi, e io a oggi, ai miei 60 anni, sono ancora una persona che ha piacere di stupirsi, mi piace stupirmi per tantissime cose, allora lo stupore spesso si traduce in qualcosa che diciamo. Ecco, navigatore intendevo proprio dire che ti piaceva guardare i paesaggi, descrivere la strada, tantissimo, la meta, anche capire dove arrivavate. Guarda, evidentemente. Per esempio, però i miei genitori mi davano anche grandi opportunità, per esempio mi ricordo a Lipsia, nella Germania Est di allora, mia madre che vuole prendere un gelato, che però viene servito come in una catena di montaggio. Praticamente tutti si mettono lì e ognuna delle inservienti mette qualcosa per avere, era, mi ricordo, era Eskimo si chiamava. Uh-huh. Mia madre cercava di spiegare a una di queste che non voleva un pezzettino di banana e che quindi avrebbe dovuto fermare tutta questa catena di montaggio. E io mi ricordo che stavo ridendo mentre lei era piuttosto innervosita, e naturalmente nella parte dell'auto successiva su questo argomento, diciamo così, ho fatto qualche cosa che faresti tu, avrei dato una descrizione partecipata ed emotiva di quello che avevamo visto, e la mamma si difendeva ma gli altri tre ridevano. E quando la stessa partecipazione che tu trovavi, ritrovavi durante i viaggi con la tua famiglia, l'hai ritrovata nello sport? Perché poi arriviamo al Federico Buffa, che insomma abbiamo cominciato a capire, a conoscere tutti, con l'amore per la pallacanestro, in generale, sì, certo, per lo sport. Beh, detto da una desiana poi, che ci è cresciuta in una città di basket. Direi. E ci ha giocato? Sì. Sì, però sono poco convinto. No, ci ho giocato, ma insomma, va bene. In un'altra intervista parliamo. Benissimo. Lo sport è proprio, mi accompagna da quando sono piccolissimo. Non ho mai neanche pensato a una cosa diversa. Mi ricordo che mio padre mi derideva dicendo: guarda, si vede chiaramente che il tuo sogno è avere press scritto da qualche parte. Però quando gli ho detto che non sarei andato alla Bocconi, che volevo andare a fare giurisprudenza, mi sono autopunito, nel senso che lo so, non dovevo comportarmi così, papà. Quindi il primo anno lo faccio a Pavia, così mi devo alzare alle 5 del mattino e ho un senso di quello che sto facendo. Poi dal secondo mi ha permesso di tornare alla statale, di andare alla statale di Milano, e mi sono laureato lì. Ma proprio perché non avevo tenuto fede alla parola data, ho pensato, ecco, che fosse giusto espiare. Ho capito. La prima volta che lo racconto. La prima volta che lo racconti, quindi un grande senso del dovere, che però insomma... No, mi sentivo in colpa più che altro. Ah, ok, la colpa, beh, non so, sono due aspetti della stessa medaglia, molte volte si miscelano. E non a caso tu hai descritto, appunto, con sempre l'arte del narrare, la vita di grandi campioni, Jordan, Muhammad Ali... Sono i miei due preferiti. Ecco, infatti stavo dicendo, dei due chi sceglieresti? No, ma Muhammad Ali è più bella da raccontare, perché è una storia di un uomo in mezzo al mondo per 50 anni. Nessun uomo è stato in mezzo al mondo per 50 anni. In un'era non di immagini, stiamo parlando degli anni 70, era l'unico essere vivente che poteva permettersi di essere riconosciuto in qualsiasi luogo della Terra. Quando un uomo diventa campione, come questi personaggi che tu hai raccontato, potrei citare anche Maradona, insomma, per non scontentare gli amanti del suo sport. La storia è più o meno sempre la stessa: verso i 12 anni si rendono conto di essere finiti in un sistema proprio che ha una coordinazione diversa rispetto a quello degli amici, che possono permettersi di immaginare una cosa e farla, e poi da lì in poi campione diventi se quelle doti che ti sono state date senza che tu le avessi cercate sei in grado di farlo diventare qualcos'altro, e lì entra in ballo la fase ossessiva. Non esiste un singolo campione che non abbia una fase ossessiva e che generi quel senso della competizione, quella rabbia che hanno dentro quelli che fanno la differenza. Visto che il nostro pubblico è prettamente un pubblico che segue l'economia, allora lo sport è uno strumento del potere politico, e tu l'hai raccontato più volte. Io personalmente, per esempio, ti ho visto sul palco mentre raccontavi le Olimpiadi di Berlino 36. Esatto, di Berlino 36, dove la Germania nazista perde la sua verginità. Sì. Da quel momento lì lo sport non ha più verginità. Credi che sia anche, per così dire, uno strumento del potere economico? Perché poi politica e economia vanno di pari passo. Sì, decisamente sì.
Ci sono anche paesi che sono rovinati per questo, cioè l'Olimpiade di Atene, i greci la stanno pagando ancora perché hanno fatto una cosa che era al di là delle loro possibilità, erano stati turlupinati nel 1996, cioè nel centenario dell'Olimpiade, doveva aspettare a loro. Atene nel 96, l'Olimpiade andò non casualmente ad Atlanta, perché ad Atlanta c'erano gli sponsor giusti che avrebbero potuto sostenerla finanziariamente, quella dopo la danno a Sydney, quella dopo arriva ad Atene. Sostenere un'Olimpiade con l'orgoglio che avevano di averla gli è costato tanto caro e penso che stiano pagando ancora le conseguenze. Cosa può penalizzare maggiormente la narrazione? Perché poi appunto stai raccontando un Federico Buffa sotto vari aspetti che però diventano un tutt'uno, no? Se vogliamo, lo stiamo un po' dimostrando, penso, con queste domande. Il business, quindi il fatto che subentri, no? L'interesse economico, oppure la comunicazione di oggi, sono due cose assolutamente diverse. Stai parlando dal punto di vista del narratore o delle... del narratore, del la narratore, narrazione dello sport. Secondo me il problema principale è se sei troppo coinvolto in quello che racconti, se c'è troppa parte di te. Per esempio, quando ho dovuto raccontare Paolo Maldini, sinceramente sì, io ero in grande difficoltà perché dovevo parlare di un uomo che ho visto giocare più o meno tutte le partite di cui parlavo. E questo secondo me non aiuta, ti mette un po' in difficoltà, non sai mai, magari vuoi dire una cosa e poi dici no, questo è troppo, ma l'avrei detta se fosse stato un altro giocatore, così vabbè, questo è stato un po' difficile. E, io ho sempre avuto un privilegio enorme, ovvero sia ho sempre raccontato storie che avrei voluto ascoltare, questo per me è proprio il crinale, se fai una cosa che ti piacerebbe ascoltare è difficile che tu non ci metta qualcosa in più, perché è un privilegio irripetibile. Non voglio dire che le farei tutte gratis, però sto parlando di cose che mi hanno riguardato, che ho visto, ho immaginato, ho letto, cioè per me sono parte della mia vita e quindi è una condivisione più che un racconto per me. Certo, teniamoci lì per un istante il nome di Maldini, che tornerà per due domande che ti voglio fare. Prima però la comunicazione, te lo stavo chiedendo poco fa, la comunicazione di oggi, basata sui social, no? Tu sei social intanto, da 1 a 10? No. Rischia però davvero di andare proprio a colpire nettamente la comunicazione di cui stai parlando tu, cioè quella fatta di ascolto, quella fatta di narrazione, quella fatta di, insomma, di tempo anche per raccontarsi? Sì, decisamente sì e no. Sì, perché andare a ritroso nel tempo e allungando i battiti cardiaci chiaramente vai contro la tendenza contemporanea. No, perché c'è qualcuno che invece gradisce ancora che una storia sia narrata prendendosi il tempo per narrarla. Secondo me si dovrebbe distanziare un mondo giovanile che parla ormai una lingua fortemente condizionata dai social, con queste contrazioni, questo ritmo, questo rapping del modo di parlare, e un mondo che invece non è cresciuto nativo digitale e che ha ancora delle basi di ascolto che vengono da una cultura precedente. Maldini, allora in realtà non voglio parlare di lui, ma voglio parlare della squadra per cui tu hai sempre tifato, che poi è una passione di famiglia, il sì, Milan. L'ho ereditata dalla madre, che non ha dato libero arbitro a nessuno. Ah no, proprio vi ha imposto, cioè sei nato con la maglietta del Milan. Sì, io sì, ho proprio la piccola bandiera in mano in occasione della finale del 1963 della Coppa dei Campioni. Il papà è genuano, a Biura, per far contenta lei. Non si fa. Ma non ci sono più gli uomini di una volta, perciò no, lui l'ha no, io fatto. Non la trovo una gran cosa, no, sinceramente. Okay. È molto meno romantica di come la interpreti tu. Tant'è vero che un giorno il Genoa vince 2-1 a Liverpool, la partita più famosa del Genoa, diciamo dopo il 1910, e mio padre coming out, si mette a parlare in sennese e dice che gol, figlio, che gol! E mia madre, ma Enrico, che gol! E io dicevo, bravo papà, di la verità, madonna. Dopo di quanti anni questo, però tu continuavi tanti sì, anni, quindi insomma, vabbè. Io l'ho vista un po' romantica, ma forse non lasciamo da parte la parte rosa appunto della situazione. Guardando il Milan di oggi, però, qui invece forse arriva la nota dolente o no? Che sentimento è appunto? Vabbè, io che sentimento provi? Cosa ti sentiresti di dire? E se c'è un momento in cui secondo te il Milan sì, ha messo in conto di voler perdere? Sì. Ah. Ovvero sia quando hanno ceduto Thiago Silva. L'hanno ceduto in maniera incerimoniosa, dolentissima, sottovalutando che cosa stavano facendo. Nel momento in cui tu cedi un giocatore così forte, così giovane,
e così leader naturale, rinunci a vincere perché gli effetti, sia il tuo karma che quelli tecnici, si sono poi abbattuti sulla squadra che dall'anno successivo non è più andata in Champions League, e quindi quella che sembrava una cessione, diciamo, apparentemente interessante dal punto di vista economico, si è rivelato il più grande boomerang, credo, della storia del Milan recente, ma anche, penso, nel lungo periodo, uno dei principali errori della storia del club. Come mai, appunto, un club con una storia come quella del Milan? Questo, faccio una domanda, se diamo una risposta, eh? Umberto Eco, arte di, al Dams di Bologna, iniziava così. Va bene. Altra domanda che indirettamente mi ha fatto partire da Maldini, lo stadio di San Siro. Altro tema che per i tifosi veri è un po' dolente, visto che si parla di dare alla città di Milano un nuovo stadio, e però è con l'abbattimento di quello storico. Cosa ne pensi? Dunque, prima di tutto non credo che potranno abbatterlo del tutto, perché credo che dovranno essere moralmente vincolati a qualche cosa di quello che c'è stato. Sarebbe, secondo me, eccessivo. Per esempio, lo stadio dell'Impero a Wembley, l'esterno l'hanno tenuto com'era, il Maracanã, sì, l'esterno, perché erano, come dire, beni vincolati, Maracanã di sicuro, Wembley volevano far vedere da dove veniva lo stadio dell'Impero, che infatti era proprio in stile Impero, quindi l'esterno l'hanno dovuto tenere il più vicino possibile a quello che c'era. Lo stadio di Milano è meno, diciamo, architettonicamente attraente per l'esterno, però qualcosa dovranno fare. Ci risiamo, la cultura dell'epoca è una cultura legata al business. Io credo che soprattutto il Milan sia obbligato ad avere un asset come lo stadio nuovo, perché il Milan è in vendita, e quindi nel momento in cui avessero la certezza gli acquirenti che entro qualche anno, diciamo 5-6 quelli che sono, il Milan avrà uno stadio che potrà gestire, perché non è uno stadio di proprietà. Vi ricordo che c'è un'enorme differenza tra gli italiani e il resto del mondo. Secondo voi l'Arsenal si è andato a comprare il terreno dove è cresciuto l'Emirates Stadium, credo il più bello stadio funzionale del mondo? A suo tempo Santiago Bernabeu si comprò il terreno di Madrid, dello stadio che oggi porta il suo nome? La risposta è sempre sì, mentre il precedente della Juventus crea qualcosa di diverso, è un leasing di 99 anni, di fatto resta proprietario del terreno il comune, non paghi neanche l'ICI su quell'immobile lì, e tu però hai di fatto uno stadio tuo. La grande anomalia è che lo dovrebbero condividere due squadre, non esiste un caso del genere al mondo, e questo comunque inciderà in qualche modo. Ci sono tanti passaggi di questa storia piuttosto lacunosi, ma è evidente che alla fine prevarrà la questione business, perché soprattutto per il Milan è molto importante avere uno stadio che possa gestire. Ecco, a proposito di lacune, tu, una tua grande passione, altra grande passione è quella di viaggiare, no? Giri il mondo. La principale. Ecco, la principale, perfetto, quindi a proposito di priorità. C'è un paese in cui lo sport, anche a livello istituzionale, governativo, in cui viene, diciamo, le risorse vengono davvero impiegate realmente per dare importanza allo sport, che ti ha colpito sì, più cioè, di altri? Io guardo sempre se viene insegnato a scuola o no, perché lo Stato italiano ha, cioè, a mio modo di vedere, vergognosamente abdicato al suo dovere di insegnare lo sport nelle scuole. Così facendo hai fatto sì che i ragazzi che volevano intraprendere l'attività sportiva sono stati messi nella condizione di dover essere anche indottrinati alle volte per poter praticare, mentre lo Stato dovrebbe mantenere un rapporto equidistante con il ragazzo e la ragazza italiana che vuole apprendere lo sport, e glielo metti all'interno del percorso scolastico. Credo si possa notare abbastanza chiaramente quali sono i paesi che hanno una cultura sportiva che deriva dall'età scolare. Il più facile è ovviamente sono gli Stati Uniti, America. Ma gli Stati Uniti mutuano un concetto che arriva dal mondo inglese, che invece è proprio diverso da questo punto di vista. Io credo che avere una cultura sportiva di questo tipo poi la scontiamo da altre parti. Non credo che in Italia ci sia una buona cultura sportiva. Ci sono delle enormi individualità, come sempre, dei fantastici allenatori, questo è vero, proprio gli italiani sono i migliori allenatori del mondo. Una cultura della competizione, però una cultura sportiva in senso ampio, secondo me in Italia non ce n'è. Ti stavo per chiedere se a livello governativo quale riforma faresti, per esempio quella di inserire lo sport nelle scuole. Beh, un sicuramente, po' però il problema è anche avere i luoghi per farlo. Beh, certo. Io sono andato a scuola al liceo classico Alessandro Manzoni, dove c'erano delle strutture ottocentesche e la palestra scolastica aveva dei canestri di cui ferri erano a 3,50 m e nessuno li ha mai cambiati. Cioè, anziché
i 10 piedi tradizionali, 3,05 m, si tenevano quelli lì perché allo sport veniva dato un valore totalmente secondario. Andavi vestito come eri in classe allora di educazione fisica. Mi colpì tantissimo quando a 18 anni, prima di maturità, mio padre mi mandò negli Stati Uniti e ebbi l'opportunità di andare all'Università di California a Los Angeles. Il trauma del passare da un liceo della buona borghesia milanese a un'università americana, impensabile, cioè, ma loro hanno a disposizione tutto questo, mi sembrò quasi immorale, cioè per giocare a tennis dovevi pagarti il campo, nel senso che dovevi prenderti il prenotarlo, così. Questi ragazzi avevano 20 campi da tennis uno di fianco all'altro, aperti tutto il giorno, serata compresa. Potevano giocare quando volevano e si sfidavano dicendo, scrivendo sulla porta dell'altro, giochi con me domani alle. E tra l'altro tu potevi giocare anche nel periodo tra una lezione e l'altra. Sì, perché sì, se sì. Tu hai 9:11, ora buca, vado a giocare a tennis e poi. Cioè, dimmi che tipo di uomo esce da lì o di donna esce da lì rispetto a uno che invece ha questo rapporto con lo sport così faticoso, che alla fine in molti casi, specie le ragazze, abbandonano. Faticoso, ma visto anche, soprattutto quando parlano di scuola italiana, come non dico una perdita di tempo, però come un'attività ludica che bisogna fare appunto al di fuori della scuola, no? Quindi sì. Staccare completamente. Sì. È un po' il discorso di un retaggio culturale che ci trasciniamo dietro da sempre e che insomma viene da dire non so quando riusciremo a abbandonare, che si lega anche, faccio un po' un volo pindarico, ma credo che, visto che ne abbiamo parlato prima, che si lega un po' al teatro, no? Prima mi ho chiesto come vedi il teatro in Italia, sono quelle forme di cultura, perché poi anche lo sport è cultura, voglio dire, lo sappiamo, no? Quelle forme di cultura che non decollano mai, un po' perché costano di più per certi versi, un po' perché sono viste come qualcosa di nicchia, quando invece se fossero e se facessero parte del nostro modo di interpretare realmente la cultura e di partecipare anche alla vita sociale, perché di quello si tratta, sarebbero normali. Mi duole dire che spesso in Italia andare a teatro, fare sport non sono cose poi così normali, no? Che si abbandonano, cioè forse l'ho presa un po' più alla larga, però a volte mi viene da riflettere su questo, cioè il fatto che il governo non ci metta dei fondi ad hoc, cioè... ma... Lo spettacolo in Italia, il teatro in particolare, è sostenuto dal governo, dal ministero, sì, perché se no non ci sarebbero le possibilità, in Italia non ci sono le possibilità. Allora cosa manca lì? La comunicazione giusta per il teatro? L'attrazione, evidentemente. Comunque, avendo avuto l'opportunità e anche il privilegio in questo periodo di andare in vari tipi di teatri, per esempio recentemente sono stato in provincia di Rovigo e c'erano due benemeriti, cioè due persone che in una piccola località con un piccolo teatro però molto ben tenuto tengono in vita quest'arte antichissima che è forse la forma di spettacolo più antica che c'è dopo la danza, e pur di avere 8-9 spettacoli in un anno, tra l'altro con un cartellone di tutto rispetto, fanno dei sacrifici, si vede che non ci guadagnano, si vede che li mettono loro, però vogliono che nella loro piccola città ci sia sempre la possibilità di vedere quel velluto rosso che si apre, che certo. È un'emozione da tutti e due i lati. Immagino. Altre due domande, Federico Buffa. Intanto, ancora sul calcio, le proprietà straniere stanno uccidendo il nostro calcio? Quello è un verbo forte, uccidendo. Infatti ho aspettato 3 secondi più prima di dirlo. Stavo usando ancora la parola penalizzando, ma forse penalizzando è un po' troppo poco, non lo so, quale potrebbe essere la parola più giusta? Specchio dei tempi, non ci sono imprenditori italiani che hanno voglia di investire nel calcio. Perché? Storicamente non hai mai guadagnato col calcio, però potevi utilizzare il calcio per una vetrina che servisse per l'altro business che avevi. In questo momento un imprenditore italiano di alto livello non pensa che sia un investimento oculato. Gli ultimi imprenditori che se ne sono andati sono i Della Valle. Certo. Quindi gli imprenditori delle nuove generazioni. È molto difficile investire nel calcio in Italia. Non hai il controllo che vorresti, le risorse secondo me potrebbero essere di più e l'ambiente non è semplice. Ecco, forse questa domanda in realtà, che andrà un po' a concludere la nostra chiacchierata, riprenderà dei concetti che tu mi hai detto, perché io so che nutri una grande ammirazione per le discipline orientali. E dove l'abbiamo scoperto questo? Se non ricordo, si dice il peccato ma non il peccatore, si dice che dopo Londra 2012 tu volessi addirittura, dico addirittura nel senso che vuol dire
realmente chiami un paese come il Giappone, perché ma ti avevo vuoi... una fidanzata giapponese, non una ragazza, una signora. Ah, quindi ti saresti trasferito per amore? Beh, le due cose si fondevano, volevo fare qualcosa di totalmente diverso nella mia vita, e lei viveva e vive a Fukuoka, che è la città più importante di Kyushu, dell'isola più a sud. E dopo insomma è finita perché non ti sei trasferito lì? Beh, sì. Sì, diciamo che non aver fatto quel passo ha inciso sulla relazione. Mi aspettavo una risposta che bypassasse, non volevo assolutamente invadere la vita privata di Federico. No, ma non è il suo problema. Questo perché, ecco, il fatto che tu sia ammiratore delle discipline orientali. Beh, diciamo dell'Oriente, comunque in questo caso il Giappone in particolare. Cosa significa? Che è l'Occidente che non ti piace più? Questa è una grande domanda. E torniamo all'Italia? Questa è una grande domanda. Non me l'ha mai fatta nessuno. No, non credo che... No, beh, se no non sarei qui. L'Occidente ci vivo e ho troppi valori del mondo occidentale che appartengono alla mia cultura. Non si discute nemmeno su questo argomento. Però credo che nel percorso, nella traiettoria di un essere umano che è nato in Occidente, sia abbastanza facile, a un certo punto, se ha l'opportunità e il privilegio di poter viaggiare, essere attratto da un mondo opposto a quello da quello da cui provieni. In Oriente, diciamo, si vive in un altro modo, in Giappone si vive diversamente da tutti gli altri paesi del mondo. Io penso che qualsiasi italiano, ma non soltanto italiano, che abbia l'opportunità di andare in Giappone si accorge che rispetto c'è per le cose di tutti. È una cosa a cui noi non diamo particolare importanza. Vero. Ogni cosa che c'è è di tutti. Quelle mie sono a casa mia, quelle fuori sono di tutti. E quindi se danneggio una cosa di tutti, danneggio me e tutta la comunità. Tutta la comunità. È un concetto che tu, dopo 10 minuti che sei in Giappone, non puoi non percepire. Come in India è difficile non percepire la circolarità del loro essere, cioè hanno chiaramente, mentre noi ragioniamo in modo orizzontale, loro ragionano in modo circolare, con tutto quello che ne consegue. In Giappone sinceramente non puoi non accorgerti che c'è una cultura dove si rispettano le cose di tutti. E nessun luogo come il Giappone è abitato da esseri umani che si alzano la mattina e non hanno nessun problema etico a pensare di provare a essere perfetti. Perché noi invece abbiamo un problema etico rispetto a questo. Sì, la morale giudaico-cristiana non ti consente questo. Torniamo al discorso della colpa di prima, del senso di colpa. La colpa, e non è un caso che in questo momento gli scienziati giapponesi, due o tre in particolare, stiano immaginando abbastanza chiaramente il mondo che ci aspetta, dove le macchine prevarranno sull'uomo. Il modo con cui loro descrivono questo è possibile soltanto in una cultura shintoista, dove si ritiene che un kami, cioè uno spirito, ci sia ovunque. Per uno scienziato che venga o dal mondo giudaico-cristiano o da un'altra forma monoteistica, e soprattutto che abbia un'altra visione, un'altra percezione dell'esistente e della sua spiritualità, questo non è possibile, ovvero sia che ci possa essere una macchina che non è toccata dal dito di Dio della Sistina, che possa prevalere sul genere umano, non è razionalmente e soprattutto spiritualmente concepibile. Per loro è normale. Siamo in chiusura, ma ti voglio chiedere proprio in 30 secondi l'ultima cosa. C'è già qualcosa che vorresti narrare che non hai ancora fatto e su cui magari ci stai già lavorando o no? Sì, ti ricordi il discorso di Steve Jobs del 2006, il commencement all'università di Stanford, il famoso Stay Hungry, Stay Foolish. Lui dice sommessamente che quella frase non è sua. E allora, chi l'ha detta? Chi l'ha inventata questa frase? Cioè, chi è il guru del guru? Si chiama, perché è ancora vive su una barca a Sausalito, Stuart Brand. Secondo me sono 40 anni di viaggio nella storia degli Stati Uniti e delle cognizioni umane. È una storia, secondo me, bellissima, che dovrebbe essere raccontata agli studenti di adesso, non in teatro, in grandi spazi dove gli studenti avessero la possibilità di interagire mentre l'ascoltano. Perché quest'uomo è uno dei più grandi visionari degli ultimi 50 anni del nostro pianeta, e ha lasciato e lascerà tantissime cose. Mi piacerebbe, per un pubblico giovane, veramente giovane, in uno spazio non teatrale, provare a raccontare una storia come questa. E allora attendiamo di avere notizie anche da questo punto di vista, come tanto altro che ti riguarda. Federico Buffa, ovviamente l'invito a venire a trovarci in studio è sempre valido, quindi quando vuoi lo sai che questa è casa tua. Grazie Federico Buffa davvero di cuore per essere stato sulle Fonti TV.
Grazie anche a voi per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.